Buongiorno a tutti, buon lunedì, benvenuti in questa nuova edizione della Grande Storia del Tennis. Oggi parleremo di Paolo Bertolucci, che insieme a Panatta, Zuccarelli e a Barazzutti ha fatto parte di quella magica squadra che ha vinto la Davis del 1976. Prima di parlarne, l'invito è, come al solito, a iscrivervi al canale, a lasciare like al video. Paolo Bertolucci, iscrivetevi, cerchiamo di attaccare quota, siamo a oltre 500, cerchiamo di avvicinarsi ai 1000. Bertolucci, nato a Forte dei Marmi il 3 agosto del 1951, e ora, è stato soprannominato Baccio d'Oro per il suo tocco e il suo talento. Ora è commentatore Sky. Vanta 6 titoli nel circuito maggiore in singolare su 12 finali disputati. Il meglio di se stesso comunque lo ha dato in doppio, dove ha vinto 12 titoli su 19 finali. Il suo esordio, diciamo, nei tornei è nel 1966 agli Under 16. Nel 1972 vince il torneo di Catania, che però non faceva parte del circuito Open, mentre nel 73 arriva nei quarti di finale a Roland Garros grazie alla vittoria in 3 set su Arthur Ashe, perde da Pilic in 4 set, e agli Internazionali d'Italia arriva in semifinale, primo italiano dell'era Open a raggiungere la semifinale degli Internazionali d'Italia, dove però perde dal futuro numero uno del mondo, Anastase. Nel 73, esattamente il 23 d'agosto, raggiunge il suo miglior best ranking, numero 12 al mondo, la sesta posizione più alta raggiunta da un tennista italiano nell'era Open. E il 1º maggio del 74 diventa numero, cioè retrocede al numero 14, ma scavalca Panatta e diventa, benché per poco tempo, il numero 1 italiano. Nel 74 fa finale al torneo di Firenze, dove perde da Panatta per 6-3-6-1. Fa finale al torneo di Bummersbach, dove batte Hans Kraaij in semifinale, dopo aver annullato 10 match point, mentre perde in finale contro Ilina Stase, con il punteggio a favore di Anastase per 6-1, 6-3, 6-2. Vince Firenze nel 1975. Nel 76 vince Barcellona, battendo Kuki in 4 set. Dopo aver sconfitto per l'unica volta in carriera Adriano Panatta. Poi vince Firenze, appunto, battendo Prios in finale in 5 set. Nel 77, che è la sua annata migliore, diviene il primo giocatore dell'era Open a vincere 3 tornei nella stessa stagione. Vince Firenze, vince Amburgo, e poi vince l'ATP di Berlino, e quindi diventa il primo giocatore italiano a vincere 3 tornei, il primo a farlo su terra, 3 tornei nella stessa stagione, il primo a farlo su terra. Nel 78 ancora Blumenroth fa finale, dove perde da Higueras. Nell'80 fu Corrado Barazzutti a batterlo al Cairo con un punteggio abbastanza netto, 6-4, 6-0. Nell'aprile dello stesso anno, nell'80, vince il doppio a Monte Carlo, battendo in finale, insieme a Panatta, battendo in finale McEnroe e Gerulatis con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Perde il torneo di Bologna nel 1980 in finale con Smith per 7-5, 6-2, a favore ovviamente di Smith. L'ultimo torneo importante giocato è la finale di Venezia del 1981, dove perde da Mario Martinez, perdendo con un doppio 6-4. Chiaramente è stato componente fondamentale della squadra italiana che ha vinto la Coppa Davis nel 76 e che arriva 3 volte in finale nei 4 anni successivi.
in questa competizione gioca 40 incontri, vincendone 8 su 10 in singolare e 22 su 30 in doppio. Insieme a Paranta, durante, come più volte detto in questo canale, durante la finale durante il doppio della finale contro il Cile, indossa la maglietta rossa in segno di protesto contro la dittatura di Pinochet, per poi mettersi la maglietta azzurra soltanto nel quarto set, quello che poi regalerà la coppa agli azzurri. Dopo il ritiro diventa capitano della squadra italiana dal 97 al 2000. Nel 98 è il capitano della sfortunata, e ne parleremo nei prossimi episodi, della sfortunata finale di Milano dove perdiamo dalla Svezia, poi il suo ultimo anno di capitano coincide con la malissima retrocessione in quel di Mestre a opera dei fratelli Rocus, una genialata l'idea della federazione di giocare su terra contro i fratelli Rocus quando avevamo Pozzi che era un erbivoro, ma questa è un'altra storia. Attualmente ha preso il posto del mitico quartetto di Sky, a cui dedicherò una puntata della grande storia del tennis perché lo meritano: Tommasi, Clerici, Lombardi e Bertolucci. Metteteli in ordine alfabetico, metteteli come volete, ma indubbiamente la storia del telecronismo italiano, ecco, lui ne ha in maniera anche abbastanza buona diciamo raccolto l'eredità. Si sente che tecnicamente, insomma, le telecronache di Paolo tecnicamente sono valide. Ha, come tutti i telecronisti, i suoi giocatori favoriti e i suoi giocatori meno favoriti, ma quello è umano e fa parte del gioco, e soprattutto nel tennis è abbastanza difficile nascondere. E poi niente, è il più giovane italiano ad aver conquistato 6 titoli del circuito maggiore, li ha conquistati a 25 anni, 10 mesi e 16 giorni, appunto detiene insieme a Muster il record di vittorie consecutive, 3 al torneo di Firenze, che purtroppo, e lo dico da senese, avevamo un torneo a 50 km e in Italia non siamo riusciti a mantenerlo, ed è l'unico tennista ad aver vinto 3 edizioni consecutive dello stesso torneo, l'unico tennista italiano ad aver vinto 3 edizioni consecutive di uno stesso torneo. È stato anche il primo tennista dell'era Open ad aver vinto 3 tornei della stessa stagione sulla terra, disputata una semifinale agli Internazionali d'Italia, ed aver vinto praticamente un ATP 500, quello di Amburgo del 1977. Ripeto, 6 vittorie in singolare contro 6 sconfitte, in doppio 12 vittorie e 7 sconfitte, collare d'oro al merito sportivo della Repubblica Italiana per la vittoria in Coppa Davis del 1976. Questo è quanto per il nostro buon Paolo Bertolucci. Paolo Bertolucci, che ripeto, ha in palmarès ha come miglior piazzamento i quarti di finale negli Slam, ai quarti di finale al Roland Garros, non ha mai partecipato alle Australian Open e ha 2 primi turni a Wimbledon nel 1972 e agli US Open nel 73 e nel 1976, quindi a livello di Slam diciamo che il risultato principale sono i quarti di finale al Roland Garros raggiunti praticamente a inizio carriera, e poi per il resto è chiaro che loro in Coppa Davis i 3 secondi posti nel 77, nel 79 e nel 1980, oltre che alla finale, come detto, raggiunta come allenatore, come capitano non giocatore, quella sfortunata finale di Milano in cui Gaudenzi fece crack sul 5 pari del quinto set contro Norman, e lì sparì il sogno dell'Italia di vincere la sua seconda insalatiera, sogno che ad oggi è nelle mani dei nostri ragazzi che sono, lo ripeto, hanno la possibilità
Purtroppo la Davis non è più la Davis di prima, ma hanno la possibilità di riportare l'insalatiera in casa Italia dopo una 40, 46, 47 anni. Bisogna vedere quando succederà e soprattutto se succederà. Io detto questo, vi ringrazio, vi invito ancora a lasciare un like al video, a iscrivervi al canale, a sostenermi, sostenetemi, iscrivetevi, cerchiamo di crescere come canale. Grazie a tutti e buon lunedì.